Mami! Ala! A grande richiesta, rieccomi qua a torturarvi nelle vostre casine attraverso la rete! Ebbene sì, vi devo ringraziare tantissimo dell'affetto che continuate a mandarmi, anche se io non pubblico video sempre. Però grazie, grazie anche delle tantissime mail, e ho notato che l'argomento pannolini lavabili vi interessa parecchio, quindi continuate a scrivermi e io appena posso vi potrò rispondere. Vi potrò rispondere, cioè vi rispondo. Ad ogni modo trovate tantissime informazioni utili anche nell'articolo che ho scritto sul mio blog, che non aggiorno sempre, però vabbè. Chiusa parentesi, il video di oggi di cosa tratta? Bene, con questi 40 gradi che ci sono fuori, rimaniamo fuori soltanto la mattina, pochissimo, ma poi si muore, si sta in casa. E che cosa si può fare in casa? Ve ne ho già parlato tempo addietro, in altri video che avevo postato, in altre puntate, eccetera, eccetera. Ma oggi vi voglio far vedere altre cosine, altri giochini che si possono fare in casa con carta e pennarelli. E matite, colla, allegria, colori. Riciclata, fogli di giornale, quello che vi passa per la testa, lo piegate, cominciate a rompere, rompete a caso, poi ne uscirà una forma. E che forma è? Boh, date sfogo alla vostra fantasia! Cosa vi sembra questo? Cosa può essere? Non mi sembra una maschera. Una maschera, vero? Pure a me sembra una maschera. E voglio più amare. È gigante però. Adesso pieghiamo un'altra volta e rompiamo così. Ma lo fai piccolo? Lo rompiamo a caso, quello che esce è quello che vi sembra che esca, ok? Ma piccolo perché non è quello che a me non ci sta. Poi vediamo, quello che... fanno così, a caso. No. Vediamo? Cosa sembra? Cosa può essere? Un occhio. Un diamante. Un diamante, questo qua. E te cosa sembra? Sapete a me cosa sembra? No. Una nave. Una nave colpita dai pirati. Che bello! Mi sembra un castello. Un castello. Ma io voglio vedere, guarda. Dopodiché potrete incollare la forma su un foglio e disegnarci attorno un disegno. Oh, qui io ho fatto schifo perché ho fatto una cosa molto veloce. Linda alle riprese, grande Linda. Poi l'astratto, ebbene sì, provate a chiudere gli occhi o fatelo fare ai bambini. Disegnate quello che vi passa per la testa a caso, così ad occhi chiusi. E quello che ne esce potrebbe essere un disegno da completare oppure da colorare, da creare degli spazi e colorare. Fare delle grandissime cose. Diciamo che per un adulto potrebbe sembrare insensato, in realtà colorare questi spazi che si sono creati o crearne di nuovi crea nel bambino un processo mentale di rilassamento, e trovarsi degli spazi nello spazio, crearsi una posizione. Sembra impossibile, sembra strano, ma è così. E poi colorare senza un motivo ben preciso veramente rilassa e distende la mente. L'unione dei punti per i bambini un po' più grandicelli che conoscono i numeri, trovare 1, 2, 3, potete anche trovarli in rete, scaricarli, stamparli, oppure dai libricini che si trovano, far colorare i bambini quei libricini con tantissimi colori, di conseguenza imparare a fare le sfumature con le matite, con gli acquerelli, con le tempere, mescolare i colori, rimasugli di carta. Create delle palline, delle semplicissime palline di carta, leggerissime, da far arrivare al traguardo, chi arriva per primo. Se un bambino sta giocando da solo potrete anche fargli fare dei percorsi, magari con dei bicchieri, fare in modo che la pallina debba girare. È Linda. Ora, di nuovo, dai. Dai. Ah, Tommaso ha sorpassato Linda all'ultimo. Tu sei grande, dai che ce la fai! Spronare i bambini a divertirsi semplicemente, senza sforzi, tranquilli, in armonia, stimolare la loro creatività. È importante che il bambino si senta sereno e a proprio agio in qualsiasi situazione, anche se non può fare determinate cose. È vero, d'estate sarebbe bellissimo andare fuori, però con 40 gradi, veramente oggi qui ce ne sono 41, segnava la macchia. Ecco, noi oggi non siamo usciti, abbiamo preferito fare così a casa. E poi il gioco del c'è o non c'è per stimolare la memoria e l'attenzione. Ora facciamo un gioco! Sì! Allora, guardate questi 6 colori. Guardateli attentamente. Ok?
Ora uscite dalla stanza. Mamma ne toglierà uno e voi dovrete dirmi quale manca. Ok. Tornate. Che colore manca? Il rosa. Il rosa. Linda è bravissima, era proprio il rosa. Io. Lo potete fare anche con oggetti, tazzine, cucchiai, forchette, piatti, insomma tutto quello che vi capita sotto mano. E poi musica, tanta musica, per fare il video ho dovuto spegnere, però comunque c'è sempre. E questo caldo può accompagnare solo. Mi fa volare, mi fa volare. Un saluto particolare ad Alessia che ho incontrato al supermercato e mi ha fermata dicendomi che i miei video l'hanno aiutata tantissimo durante la gravidanza. Mwah! Come te tantissimi altri mi mandano delle mail speciali, veramente ragazze di cuore, mi emoziono quando leggo certe cose. Chi mi segue su Instagram o sulla fanpage di Facebook avrà notato che sto intraprendendo un percorso personale un po' particolare e spero di potervene parlare prossimamente, spero di avere anche il tempo di fare questi video, perché lo so, una volta che mi ci metto poi comincio a riprenderci gusto. E comunque stay tuned e come sempre mille besitos. Hasta pronto!